diamo il benvenuto a Esterino Montino, capogruppo nel Partito Democratico alla Regione Lazio, alla Festa dell'Unità 2012. Che significato ha la Festa dell'Unità per te? Beh, intanto è un appuntamento direi storico, soprattutto per questo luogo, per questa città. Io non riesco a immaginare, diciamo, Roma senza l'appuntamento della Festa dell'Unità. Tra l'altro è una Festa dell'Unità che dura tantissimo, dura un mese, anzi questa volta credo anche di più di un mese, e questa è il meta tradizionale di popolo, non dei nostri elettori, ma dei cittadini romani, dei cittadini della provincia, i cittadini che io ne vedo tanti, diciamo, che tu magari incontri nelle assemblee, nelle aziende e così via, che la Festa dell'Unità è una meta, diciamo, ormai consolidata. E poi è un'occasione per un confronto politico serio su temi, su problemi brucianti come quelli che stiamo attraversando, e anche su discussioni anche abbastanza complicate e abbastanza difficili. Penso per esempio a discussioni tra di noi sui diritti delle persone, su questioni importanti come il governo del paese, il rapporto tra il Partito Democratico e il governo Monti, oppure l'opposizione nostra a Campidoglio e alla Regione. Quindi momento straordinario della vita politica in generale, non solo per il Partito Democratico. Parliamo un po' di spending review. I tagli operati dal governo presso gli enti locali, presso le regioni, ma soprattutto le rimodulazioni che la Presidente Polverini sta facendo anche nel campo della sanità, toccano la carne dei cittadini. Come possiamo ovviare a tutto ciò? Ma intanto noi, rispetto a quello, io immediatamente 2 settimane fa, con un'intervista a un importante giornale, ho detto noi, se vogliamo fare sul serio, ci stiamo. Cosa volevo dire? Volevo dire che a prescindere dal ruolo dell'opposizione e della maggioranza, visto che alcuni articoli, alcune parti del decreto Monti tocca il cuore stesso del sistema locale, del sistema istituzionale, colpendo soprattutto i lavoratori, colpendo soprattutto alcune parti, diciamo, dell'organizzazione anche del lavoro dei comuni e della regione, abbiamo detto noi vogliamo fare la nostra parte, noi siamo disponibili, a condizione che la Polverini non si presenti e non si presenta magari a un dibattito politico facendo cose che non dovrebbe fare o cose confuse, ma in un modo serio noi potremmo dare un contributo per vincere questa battaglia. Con molta probabilità riusciamo anche a strappare degli emendamenti importanti. Il nostro gruppo parlamentare, dopo la nostra iniziativa, dopo il dibattito in Consiglio regionale, dopo il voto unanime, fatto eccezione dei radicali, quando dico voto unanime intendo dalla Federazione della Sinistra, passando per Sell, Italia dei Valori, noi, fino alla destra, fatto eccezione dei radicali che non volevano disturbare Monti, abbiamo detto alcune cose. Tra queste cose che abbiamo detto sostanzialmente abbiamo sollevato 4 questioni. La prima è la modifica dell'articolo 4. L'articolo 4 chiude sostanzialmente, privatizza il sistema delle aziende. Ora, che il sistema delle aziende abbiano bisogno di essere riorganizzate, togliere gli sprechi, evitare che magari qualcuno faccia parentopoli e così via, questo è sacrosanto. Però da qui a dire adesso mandiamo a casa tutti quanti, questo non lo possiamo accettare. E quindi penso che su questo punto, anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale di oggi, proprio su questo problema della difesa delle prerogative, diciamo, della gestione in house da parte degli enti locali, credo che riusciremo a salvarlo, a salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali. La seconda questione è il taglio del fondo per il trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale è in ginocchio, penso all'ATAC o penso al Cotral anche per altri motivi, bisogna dire, perché certo non ha brillato, non sta brillando la gestione Alemanno, soprattutto sull'ATAC, parentopoli e così via. Però se noi continuiamo a togliere fondi, a togliere trasferimenti, gli autobus non partono, i treni si fermano,
come si stanno fermando, perché ormai il 30% del parco macchina, diciamo, dei treni ormai è completamente in disuso, completamente fuori esercizio. Poi c'è la terza questione che riguarda la sanità, cosa complessa, approvato per flash. C'è la riduzione ulteriore di altri 700-800 posti letto, non è cosa semplice, cosa difficilissima. Secondo, c'è un taglio sul trasferimento sanitario. Il taglio più grosso tuttavia non è quello di Monti per il 2012, ma è quello del decreto Berlusconi per il 2013-2014, 5 miliardi di taglio. 5 miliardi di taglio per noi che pesiamo il 10% dell'intera spesa significa meno 500 milioni. Con meno 500 milioni naturalmente diventa molto difficile garantire i servizi. Poi c'è l'ultima questione che riguarda l'impianto istituzionale. La norma fatta da Monti, fatta nel decreto, che sta nel decreto, è una norma confusa. Io pur sostenendo noi come Partito Democratico l'azione del governo per note ragioni, diciamo, che anche abbiamo sentito l'altra sera il nostro segretario nazionale, però questo non deve significare che noi prendiamo tutto a scatola vuota, no, sarebbe sbagliato. La norma sulle istituzioni locali è confusa, perché le province, anche oggi il Consiglio dei Ministri ha deciso che rimangono solo le province con 350.000 abitanti e che ha una dimensione di 2.500 km quadrati, questi due dati, questi due coefficienti risparmiano solo una provincia, posto che Roma viene trasformata in città metropolitana. Però viene trasformata in città metropolitana con una norma di governance completamente sbagliata, completamente in conflitto, mette in conflitto i comuni della provincia con il comune della capitale d'Italia, e questo noi non ce lo possiamo permettere. Ecco perché abbiamo detto: modifichiamo, vediamo come affrontare il problema, vediamo come ritocchiamo, diciamo, alcune parti del decreto, e su questo ci stiamo lavorando. Quindi andiamo incontro a una stagione di riforme per quanto riguarda il Partito Democratico, ma che viaggia su una linea di forte incertezza, perché ancora non sappiamo bene quali saranno appunto queste ricadute delle modifiche istituzionali. Ma una cosa mi preme sapere: questa grande stagione di riforme, insieme a chi vogliamo farla? Ma tanto io penso che noi dobbiamo consolidare la forza del centrosinistra tradizionale. Noi abbiamo un problema con l'Italia dei Valori. Io direi che abbiamo un problema con Di Pietro. Abbiamo un problema con Di Pietro perché Di Pietro assume delle posizioni assolutamente condannabili, inaccettabili. Abbiamo fatto benissimo, Bersani ha fatto benissimo rispondere a tono, a dire attenzione, perché ti metti fuori da un percorso, da un processo politico. Però dobbiamo tener conto che a livello locale, a tutti i livelli, quasi tutti i livelli locali, noi il rapporto con l'Italia dei Valori è un buon rapporto. Governiamo tanti comuni, governiamo regioni, governiamo province, abbiamo un rapporto positivo. Anche qui nel Lazio abbiamo un rapporto positivo, abbiamo governato fino al 2010 con l'Italia dei Valori e il rapporto è stato e continua ad essere un rapporto molto buono. Quindi attenzione, diciamo, a prendere e assumere una decisione troppo radicale che non ci porta da nessuna parte. Noi dobbiamo consolidare la forza del centrosinistra e dobbiamo costringere, anche l'Italia dei Valori deve costringere diciamo, al silenzio per le parti naturalmente non condivise, non condivisibili, Di Pietro, perché molte volte ha una posizione sbagliata, in particolare quella nei confronti del Presidente della Repubblica. E poi dopo, naturalmente, siccome noi vogliamo vincere bene, vogliamo vincere anche con grande forza, e per fare grandi riforme ci serve una grande coalizione, una forza molto più consistente rispetto al centro-sinistra tradizionale. Non a caso guardiamo verso il centro, guardiamo verso la forza che è quella dell'UDC, credo che si possa fare un percorso, magari non definitivo, provvisorio, che può durare magari una legislatura, che ci permette di
diciamo, rafforzare questo nostro paese, questa nostra Italia, e soprattutto riformarlo, fare quelle riforme, diciamo, essenziali che si dicono ormai da 20 anni che non riusciamo a farle, e questo lo possiamo fare se abbiamo una grande base parlamentare. Senza grande base parlamentare diventa sempre più difficile fare grandi riforme. Hai fatto prima cenno ai diritti civili, che sono un po' il tema caldo di quest'estate. Anche qui abbiamo visto la presidente del partito Rose Bindi contestata, il mondo sembra andare in una direzione e la politica sembra arrancare dietro alla gente, insomma non riusciamo a stare al passo con i tempi. Sì, non riusciamo a stare al passo dei tempi, come altri paesi del resto, anche paesi europei che non possiamo neanche dire più avanzati di noi, su questo sì, su questo punto, ma non più avanzati in generale, quindi magari ha una crisi economica più di noi, però su questo tema dei diritti è sicuramente più avanzata. Ora, qui noi dobbiamo fare uno sforzo di laicità, cioè presentarsi come una forza autenticamente laica, rispettando le persone, rispettando, diciamo, ognuno di noi, le scelte individuali, e le scelte individuali di ciascuno di noi non sono in contrapposizione alla, diciamo, all'etica, alla religione, alla morale pubblica. Anzi, atteggiamenti amorali sono proprio quegli atteggiamenti che colpiscono una posizione che è una posizione di rispetto. Invece rispettare significa naturalmente prendere atto che nel mondo, l'epoca che stiamo vivendo, in Italia quindi, va avanti diciamo in una certa direzione, questa direzione noi non possiamo affrontarla con gli occhi sbarrati. Dobbiamo prendere atto, e proprio perché dobbiamo prendere atto, siamo una forza autenticamente democratica, dobbiamo mettere delle regole e dare la garanzia a tutti di stare dentro queste regole. Significa naturalmente, io sono tra quelli che pensano che il matrimonio si può fare in qualsiasi modo e con chiunque, per essere chiari, questo non significa non rispettare chi invece la pensa in un modo diverso, però anche chi la pensa in un modo diverso deve rispettare questa scelta. Un'ultima domanda te la voglio fare su Roma. Il tema della festa è Roma ce la farà. Il disastro Alemanno ormai è sotto gli occhi di tutti. Adesso questi ultimi accadimenti di questi mesi, quindi arresti in consiglio comunale e la vendita di Acea, stanno dominando le pagine dei giornali. Sì, ma Alemanno dovrebbe prendere, buttare, gettare la spugna e prendere atto che è stato sconfitto, non ce l'ha fatta. Credo che sarebbe un atto di coraggio, di democrazia persino, perché se noi dovessimo fare l'elenco di tutte le disgrazie che si è tirato dietro e che lui ha causato, poi tra l'altro, Alemanno staremmo qui per ore. Dall'inizio della consigliatura, adesso che siamo alla fase conclusiva della consigliatura, dagli arresti agli arresti, alle comunicazioni, agli avvisi di garanzia, a Parentopoli in tutte quante le aziende, al dissesto finanziario, nonostante che lui ha avuto un trattamento dallo Stato centrale più favorevole rispetto ad altri sindaci di centrosinistra, rispetto a Veltroni e rispetto a Rutelli. Ora, il bilancio è veramente un bilancio catastrofico. L'ha sbagliate tutte. L'ha sbagliata nella rappresentanza, perso 2 sentenze del TAR. L'ha sbagliate nelle aziende pubbliche locali, anche oggi il TAR gli ha demolito definitivamente la delibera. Ha sbagliato sulle aziende pubbliche locali, ha sbagliato nel suo complesso, quindi perché ancora ritardare, stare con questa agonia per altri 7-8 mesi? Forse sarebbe il caso, è meglio secondo me una gestione prefettizia per questi 7-8 mesi che la gestione confusa e dannosa di Alemanno.
Grazie a Tesserino Montino, adesso andiamo ad ascoltare il suo dibattito.